mister Maio della Cinque Frondese, avete vinto un incontro che però si era messo male all'inizio. Vabbè, lo sapevamo, qui è un campo molto difficile dove giustamente loro si giocavano molte fette di un campionato e da molto che non vincono, però diciamo che piano piano siamo usciti fuori e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali dopo il pareggio di domenica. Sì, che siete la squadra migliore di questo campionato lo si è visto anche dal fatto che diciamo siete riusciti ad uscire alla grande gestendo la partita poi con la vostra fisicità. I miei complimenti anche per il discorso che avete solo 6 gol subiti e ne avete subito oggi uno qui a Melito. Complimenti voi, diciamo, alla squadra della Melitese. Grazie, se poi ti faccio su 6 gol, abbiamo preso in tutto il campionato 4 in casa e 2 fuori casa, questo è il secondo gol preso fuori casa. Siamo usciti bene, abbiamo forse, ci è pesata molto l'assenza di Papa Sidaro, che è uno che ci fa giocare più in avanti e il gioco con gli attaccanti, però diciamo che ragazzi siamo usciti fuori alla lunga contro una bella squadra che secondo me non merita la classifica che è in questo momento. Mister, voi in questo campionato siete destinati a vincerlo o pensate che qualcheduna vi può insidiare, qualche altra squadra vi può insidiare? Vabbè, secondo noi è dura vincere un campionato, non è che lo puoi vincere già al girone di andata, sarà un ritorno molto agguerrito, diciamo che c'è il Melicucco che è una bellissima squadra, il Lazzaro, Catona, Antonemina e le inseguitrici lotteranno per prenderci, noi dobbiamo guardarci dietro e affrontare le partite una per una sapendo che abbiamo un bel vantaggio e saperlo tenere. La capolista ha sbancato il Maro Simone, 2-1 il risultato finale, ma a parte le due traverse ci sono anche altre azioni sul nostro taccuino. Ne parliamo con i dirigenti. Il signor? Sono il presidente della Cinque Frondese, il Giuseppe Bellocco. Abbiamo fatto una partita, siamo partiti un po' in sordina nel primo tempo, però alla lunga siamo usciti fuori e abbiamo, diciamo, legittimato questo successo che ci fa morale anche dopo il mezzo passo falso interno di sabato scorso, della scorsa giornata con l'Antonimina. Adesso possiamo guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni di campionato. Chiudiamo il girone d'andata imbattuti, su 12 partite 10 vittorie e 2 soli pareggi, peraltro 2 pareggi in casa. Oggi voglio segnalare che la 6ª vittoria esterna che riusciamo a conquistare, 6 vittorie su 6, quindi mi pare un ruolino di marcia di tutto rispetto da parte della mia squadra. I contras e gli ultras sognano a occhi aperti, qui c'è l'ex assessore, l'amministrazione comunale comunque si è mossa, mi pare, con il tappetino e altre provvidenze a favore della Cinque Frondesi. Sì, diciamo che dopo un bel po' di anni abbiamo avuto l'opportunità anche noi di avere un bel campo con l'erbetta sintetica, quindi diamo più opportunità anche alla squadra di potersi esprimere, perché sia come dirigenza, insomma, stiamo facendo veramente grandi sacrifici per portare avanti una squadra di un certo livello che aspira comunque a vincere il campionato. Però se mi permette io devo fare i miei complimenti alla squadra con cui abbiamo giocato oggi, alla dirigenza, alla Melitese, alla dirigenza, ai tifosi, veramente all'ospitalità in generale che ci hanno dato, e sicuramente ho visto una squadra, diciamo, formata grosso modo da tantissimi giovani, e credo che anche questa squadra abbia veramente grandi possibilità di crescita. Non è il caso di parlare di campagna acquisti, ma certamente con una squadra così è giusto pensare ad allestire la squadra del campionato di prima categoria. Ne parliamo col signor Raso, dirigente della squadra. Raso Gianluca. Ancora è presto per parlare del prossimo campionato, noi pensiamo ad affrontare un girone di ritorno, speriamo, come abbiamo affrontato questo di andata, che ci poi consente di raggiungere questo sogno della prima categoria, poi penseremo al campionato futuro. Prossimo turno? Il prossimo turno ci sarà il derby col Polista, nella prima giornata di ritorno avremo il derby col Polista, andremo a far vista appunto al Polistana.
quindi speriamo di continuare su questa, sulla strada intrapresa fino a questo momento e percorsa fino a questo momento. La Cinque Frondese, per concludere, ha sempre privilegiato e promosso i valori morali e ideali, la bandiera, la patria, la democrazia, la libertà, il rispetto dell'avversario, la dignità, eccetera, eccetera. Sì, è il nostro, e questo è anche un nostro obiettivo, non è solo quello di giocare a calcio, ma è quello di formare degli uomini, è quello di far stare assieme questi ragazzi, perché pensiamo che il futuro sia fatto comunque di crescita, sia culturale, ma comunque ecco, si cresce attraverso il gruppo, si cresce attraverso le diverse esperienze, e il calcio sicuramente è uno di questi, di quegli sport che fanno crescere le persone. La Cinque Frondese è, diciamo, una delle società più importanti del calcio calabrese, proprio un pezzo di storia, se vogliamo. Ricordiamo anche i bei derby tra Melito, Melitese e Cinque Frondese, quando il campo era in terra battuta qui a Melito, quindi una squadra che fa sognare a occhi aperti i tifosi e che comunque si affaccia nuovamente al proscenio della prima categoria. Speriamo in questo augurio che lei ci ha formulato. Comunque io ricordo benissimo, ero ragazzino, andavo con mio padre, che per 30 anni ha fatto il presidente della Cinque Frondese, e ricordo benissimo, anche se ragazzino, gli scontri che c'erano con la Melitese nel campionato di prima categoria, nel campionato di promozione, cioè dire momenti, diciamo, che hanno romantici e belli, sì, che hanno rappresentato, diciamo, il massimo splendore per la squadra di Cinque Frondi. Mister Tripodi, avete ricevuto i complimenti della Cinque Frondese, ma non bastano per portare a casa neanche un punto. Sì, no, ringrazio gli amici di Cinque Frondi, che peraltro devo fare i complimenti perché hanno una buona squadra. E però ti devo anche dire che noi non siamo da meno, ancora paghiamo le conseguenze di quella maledetta partita con il Lazzaro, dove da una partita vincente siamo riusciti a perderla, quindi abbiamo avuto delle conseguenze, cioè tre partite dove ti dico che forse meritavamo di fare 9 punti e usciamo con un punto soltanto. Perché anche domenica fuori casa a Gallina abbiamo fatto una partita dove abbiamo giocato a una porta e non siamo riusciti a segnare. Con il Lazzaro l'avete vista, da una possibile vittoria a una sconfitta. Oggi non meritavamo assolutamente di perdere, credo, voglio dire, il Cinque Fronte non ha rubato niente, ma noi meritavamo sicuramente, anche perché abbiamo avuto situazioni nel primo tempo dove potevamo sicuramente fare meglio. Loro hanno segnato su un calcio di rigore e su una palla ferma, su una punizione, quindi sicuramente loro meritano la posizione che hanno, perché hanno uomini esperti. Noi giocavamo con diversi under in campo, avevamo 5-6 ragazzini del 2001, quindi una squadra giovanissima, però molto promettente, una squadra che oggi ha dimostrato di potersela giocare con tutti. È finito il girone d'andata, siamo scontenti e speriamo nel girone di ritorno. Domenica inizia il girone di ritorno, dobbiamo cambiare il ritmo, dobbiamo cambiare strategie e dobbiamo cominciare a vincere. Sì, avete detto tutto, ma è questa la partita dalla quale ripartire, perché in effetti avete fatto un ottimo primo tempo, avete tenuto testa alla prima della classe che ha subito soltanto 6 gol, quindi neanche un gol a partita. Voi siete riusciti invece già a segnarglielo un gol. Il futuro per la Melitese per ora è a livello medio-basso, ma voi volete ambire ai play-off oppure vi dovete guardare le spalle? No, vabbè, a questo punto la classifica è un po' complicata, anche se ancora manca tutto il giorno del ritorno, dove può succedere di tutto. Sicuramente la nostra classifica adesso è molto deficitaria, però noi siamo fiduciosi guardando anche le partite, le ultime prestazioni che abbiamo fatto, onestamente, dove il gioco e la squadra ci fa ben sperare per il futuro. Certo, è una situazione complicata dove non devi più sbagliare, perché se continuiamo a non vincere le partite che dobbiamo vincere, allora la cosa diventa complicata.
E le nostre aspirazioni erano quelle di fare i playoff, di arrivare nei primi 5, e adesso è un po' complicata, però tenteremo il tutto per tutto. Salvatore Ida, che ha ricoperto e ricopre tutte le cariche e gli incarichi. A me dispiace solo che oggi abbiamo giocato una bella partita contro la prima in classifica e non ce ne va bene una. Siamo stati anche sfortunati. Io non voglio parlare mai degli arbitri perché sono ragazzi e via dicendo, però non è possibile che abbiamo ricevuto 8-9 ammonizioni e di più e loro soltanto una. Ripeto, abbiamo giocato contro la prima classifica, onore a loro, ma onore ai miei ragazzi. Veramente hanno giocato con tutta la caparbietà che il mister ha chiesto negli spogliatoi. Dispiace solo perché il pareggio lo meritavamo, e poi ci sono le circostanze che fanno poi anche la partita, il risultato finale della partita. Due partite con il Lazzare e con la Cinquefrondese in cui la formazione della Veletese avrebbe potuto ottenere tanti punti, invece rimane con il classico pugno di Mosca in mano. Allora c'è da dire che abbiamo giocato, con Lazzaro non lo commento neanche, col Gallino abbiamo fatto una bella partita e abbiamo preso un punto, oggi abbiamo fatto una bella partita e abbiamo perso e non sappiamo più a quali santi rivolgerci, però oramai il campionato di andata è finito, ricominciamo dalla prima domenica prossima con il Catona, altra bestia, che secondo in classifica se non erro, ma se giochiamo con questa intensità ce la possiamo fare, anche perché i ragazzi si stanno allenando bene e c'è mister Tripodi che sicuramente la sua parte tecnica l'ha detto nell'intervista, sta facendo del suo e speriamo che la fortuna quantomeno giri dalla nostra parte. E la forbice tra play-out e play-off non è poi così larga? Noi non guardiamo né sopra né sotto, noi guardiamo la nostra squadra, noi guardiamo a sti ragazzi che si sono, ripeto come ho detto nell'intervista dell'altra volta, si sono ben assimilati ai nostri 4-5 veterani. Ripeto, cercheremo di fare il possibile perché non meritiamo la posizione dove siamo. Rimane la soddisfazione di aver messo alle corde la capolista del girone. Questo indubbiamente, abbiamo fatto una grossa partita, ripeto, il risultato è quello che alla fine giustamente toccano sempre i tariti appunti, ma a noi, tra virgolette, anche il pareggio sarebbe stato utile, per carità, però i ragazzi non dobbiamo dire nulla, siamo tutti amareggiati, negli spogliatoi sono tutti amareggiati, perché voglio dire, abbiamo fatto veramente, veramente una fantastica partita.